Dopo aver toccato diversi porti europei, la Freedom Flotilla, il convoglio internazionale che porta via mare aiuti umanitari a Gaza, si fermerà a Napoli dal 4 al 6 ottobre. Giunto ormai alla terza missione, il veliero finlandese è partito il 25 giugno scorso dal nord della Svezia, con l'obiettivo di rompere lo stato d'assedio in cui sono costretti dal 2006 quasi 2 milioni di palestinesi. Nei viaggi precedenti la flotilla non è mai riuscita a raggiungere la striscia e prima di salpare alla volta di Gaza, quest'anno farà tappa nel porto di Napoli. Noi siamo amici del popolo israeliano e siamo amici del popolo palestinese. Vogliamo due stati, lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina. Napoli è una città di pace, vuole vivere questo desiderio che possa diventare realtà, due stati confinanti, laddove non ci sono riusciti i governi, nemmeno Obama ci è riuscito, era uno dei suoi impegni all'inizio della campagna elettorale per lo Stato palestinese, è venuto il momento che in pace, con un grande movimento pacifico, il popolo palestinese e il popolo israeliano possano scrivere una pagina storica di questo tipo. Per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sulla missione della Freedom Flotilla e sulle tragiche condizioni di vita dei palestinesi, sabato 22 settembre sarà organizzata una serata musicale alla Mostra d'Oltremare. Dal 4 al 6 ottobre invece sono previste visite guidate al veliero ormeggiato nel porto. Alla Mostra Oltremare c'era un concerto il 22 settembre dove numerosi artisti napoletani hanno deciso di sostenere il veliero Estelle con un concerto di autofinanziamento. 99 posti e Bisca si esibiranno per appunto sostenere la missione Ship to Gaza. Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre la barca arriverà nel porto di Napoli, il veliero sarà visitabile da tutta la società civile e nei giorni delle iniziative sarà possibile incontrare l'equipaggio e appunto capire qual è lo scopo e la missione attraverso una serie di iniziative.